Un weekend tra musica e magia alle grotte di Pastene con Leopardo. Due giorni di spettacoli ed eventi che hanno segnato il via alla nuova fase. Dopo l'accordo sottoscritto lo scorso giugno con il Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi e i comuni di Pastene con Leopardo, la regione si è impegnata infatti a gestire e valorizzare, attraverso la società Lazio Crea, i due siti della provincia di Frosinone. Il weekend di eventi si è aperto alle grotte di Pastena sabato sera con l'esibizione del sassofonista Stefano Di Battista. È una giornata importante, abbiamo inaugurato una nuova stagione di promozione e valorizzazione delle grotte di Pastene e Colleopardo in occasione di questo weekend del Lazio delle Meraviglie. È uno sforzo importante curato dalla Regione Lazio in accordo con gli enti territoriali, che ha consentito di dare stabilizzazione occupazionale ai lavoratori e soprattutto di immaginare una nuova stagione che possa far ritornare al centro della valorizzazione di questo territorio questo bene straordinario che abbiamo visitato e che dobbiamo in qualche modo vivere come un motore dello sviluppo economico e sociale di questa realtà. La sinergia tra bellezze naturali, ambientali e le bellezze artistiche di questo territorio possono rilanciarlo anche dal punto di vista turistico. Noi puntiamo a fare questo, è un piccolo primo passo, ma speriamo di continuare su questa strada. Come avevo già annunciato quando c'è stata la conferenza stampa proprio qui alle grotte, la settimana prossima depositeremo finalmente questa legge proprio che tende a valorizzare il patrimonio carsico di tutta la Regione Lazio, perché crediamo che sia questo un segmento turistico sul quale ripartire e rilanciare la nostra possibilità di sviluppo del territorio. Domenica i Fattacci in concerto hanno chiuso il grande appuntamento di Pozzo d'Antullo a Colleopardo. Il sindaco Mauro Bussiglieri ha sottolineato l'importanza che rivestirà la nuova gestione della Regione Lazio. Con la giornata di oggi praticamente si sancisce il passaggio della gestione delle grotte di Colleopardo e del Pozzo d'Antullo alla società Lazio Crea S.p.A. Questo è frutto di un accordo che è avvenuto tra la Regione Lazio, il Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, il Comune di Pastena, il Comune di Colleopardo e la provincia di Frosinone, che fa parte anch'essa della cabina di regia. È importante perché dal punto di vista lavorativo sancisce il passaggio delle 5 guide turistiche a questa società e quindi garantisce il servizio per i prossimi 20 anni. È importante per il nostro paese perché è un punto di arrivo ma anche un punto di partenza, perché con questa nuova gestione speriamo in un maggiore sviluppo turistico di questi due siti. In particolare puntiamo, oltre che sulle grotte ovviamente, anche sul Pozzo d'Antullo, che è la più grande voragine naturale di Europa, diciamo unica, insieme però al Gouffre di Padirac che si trova in Francia. Ma raccomando che me perdonate.